quando ne va a scuola, ne va all'esame il giorno dell'ultimo del carnevale, ne va giù tardò perché fa i spaghetti tardi, ma veniva su senza, perché non me ne ha detto, guardo gli altri. Sì, mi ricordo la prima volta che l'ha fatta in piazza. Ecco, bella sta, che se andavi via con sto cellettino, a cattare un pochettino di questi spaghetti o sta roba, e avevi sparato una grandissima festa, perché non aveva mai visto. Ecco, 68, se andavi via col piama, ne andava anche alla via. Ecco, e dopo l'avevi portato a campo a casa, avevi mangiato a cena. Ecco, ma se no non mi ricordo a... dopo li aveva fatti ancora, ma il primo che mi ricordo è stata allora. Dopo l'anno dopo la sua vestita in maschera la Franca, la mia vestita la Germana. Dico l'aveva fatta su bella, me Franca, ecco, perché era anche ma bene, ecco, le nuda giù. Era anche contenti a vederla sta puttelota vestita in maschera, ecco. Avevo visto in maschera Silvana dentro la mia. Allora tutti contenti a vedere sta maschera, Silvana, dopo 2 anni di me, 3 di me, no, non ho visto altri. Sempre a messa, quando lei era, sono messa in notte di fila, va su, allora ne venne anche contente perché ne venne fuori dalla porta, se no non ne venne mai fuori, grazie a Beppina, ecco, e altri che la tirava su, che veniva su, ecco. Sì, poi il vendolo Sam, si impizzava su. Si metteva i quadri di carta sulle finestre, ecco, poneva in via San Rocco, veniva in qua, ancora avevano dei quadri messi fuori dalla Madonna Pellegrina e allora venivano giù fuori di quei, poneva in chiesa e finiva la predica, non era più ruota, e questi venivano su, sì, mi ricordo il Vendolo Santo. Stava nella luce della stanza e allora si illuminava il quadro. In pian, c'è un pian che erano i ragazzi, quei più grandi, i garestrami che li preparavano, impizzava il fuoco, era un gran fuoco, intanto chi fa la processione te li vedevi, dopo ne messo a messa, veniva e non c'era più. Ecco, sì. Poi siccome la zia l'aveva fatta delle donne, che le fece allora il venerdì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato di mattina se le finiva le ore, un'ora, un'altra un'ora. E allora ne venne tutti in chiesa a fare un'ora di adorazione, perché era il Santo Sepolcro. E qui suonava la ranella. Ma nonostante l'avesse suonata, se saliva l'ora, se ne va stessa, però si aspettava la ranella. E se ne va su a quell'ora lì. Sì, un pezzo di legno, sa, ecco. Sì. Solo gli allevavano i mulini, sa, tocchettino. A Pasqua ti ricordi qualcosa di Sì, mi particolare? ricordo qualcosa di particolare, la mamma si preparava, si guardava di mettere un vestito più bello che si aveva, perché se lo metteva poi si cavava, non era che si teneva. Ecco, dopo la mamma l'aveva da disnare, preparava i piatti e al papà, no alla mamma, non mi ricordo, una letterina di auguri che non insegnava la maestra, ma la poteva farla qua. Avrò scritto quel che poteva perché non era da scrivere, una volta sulla sua lavora da Graziano, a vedere se la mi insegna. E con te, lacrime e finchime, papà, e scrivere la letterina, ecco, di auguri, anche da Natale che quello salta via. Sì, era la semina, ne venne col papà, tutte quelle che poteva, ma più mica era la più grande, e col boa, menargherle, e si seminava le patate, no, caprile. Una volta, me la ricordo, era il 1º maggio, che era la festa del suo anniversario, venne giù Nicola da un campo a fargli gli auguri, era il 1º maggio, ne venne una rana a metterle. Subito dopo le patate metteva nel sardo, gli faceva le bine, gli menava nel bo e metteva giù il sardo, e dopo del sardo, cioè, i fasoi, a pochettini, una volta mio papà a trovare uno, questo per poi mettere su, un da Coe, perché era un po' a Coe, avendo i campi, a Ciacerà. Allora se nadi con suo zio del Fiorenzo, mettete in embrusso, fasoi. Il papà dice, dopo. E dopo la Tonia è stata su perché era per tutto il canno per l'embrusso. Ecco, e dopo, quando che magari era fuori il papà e l'altra mia sorella, che veniva a casa in bicicletta, a torre di Snara alle 11, perché a quelli di Snara alle 11, a torre di Snara che aveva preparato mia mamma,
e che portava in fora da Disnar, sia la fora che neve per la strada, ma a Naran neve dalle bruse, i sentieri, neve giù, arrivavamo in via dopo scuola a portare questo mangiare che aveva mio papà e mio zio, arrivava via la polenta in balotto e disnava, poi veniva a casa e su a scuola ancora perché era la scuola della sera. Allora gli metteva il formenton che dopo era per novembre. Ecco, e dopo un tanto se si slava a mano l'orzo e dopo il formento. La prima volta che nevo mi aiutare al papà per il formento, così, mi non si slavo perché non ero buona, era piccola, lo si slava al papà così e noi mettevamo quel da ligarlo, dovevamo fare alcuni filetti di orzo, dopo i filetti di, e mettevo per terra i filetti, ma ne venne alle 3 di mattina, 3:30, perché poi alle 10 era a casa, perché era la massa calda, che veniva giù lui e ecco, le mamme erano le 4 o le 3, io ne ingaggio col papà e il zio, Broz, quel carretto da due ruote, e lassù tenivo le, e un'altra, la grande e la piccola, la grande, lassù loro risegava e noi stavamo a tendere le bestie, veniva alle 11 ore da bevirarle, le portare nel palale sulla malga e le beveva la mangiatoia dell'acqua. A venire in giorno ne vanno dei mucci dei femmini, specialmente nel suo busto, allora ne beveva, ma anche a mezzo busto che ne beveva, zio Livio, moria, perché coi corni lei batteva dappertutto. E una domenica, se andavi, quando ne vanno di notte, no, così, ne indromenzava neanche lui nel prato, Una volta se andavi di sera, una volta forse anche noi, quella volta era di sera, zio mi è un'altra piccola, e c'era sta l'Anna, perché la Elda con la Liliana. Ecco, quando si sta di sola a canale, quel dì, oddio, di sopra la chiave, non lo ho la chiave, lo sa da casa. Ma giù c'è una torre, mi sono voltata senza dire, ah, vedi a torre, da lassù. Sono arrivata giù che era notte, beh mamma, ma come mai? Ah, la chiave non la aveva la mia torre, no, la dice, non te vai su stasera. Te stai a casa, ti vai domani mattina. Ho paura, ho paura. E fuori Nicola dal bar e fa vara che vado su un camitecciano. Quella notte dormì sulla finestra a guardare che non venga Nicola e mi ha salito. E sono nata con Nicola, fin lassù, che la casetta di Nicola è quella che hai mei adesso, il mio Giancarlo. Arriva lassù, gli aveva segato mezzo prato, il zio e mio papà, gli altri le dormiva, ma come aveva fatto? Ma era una finestrella di tre che l'aveva fatta, insomma, cioè, non gli viene da lì. Sono andata più piccolo che comunque gli aveva, quando le venivo a casa dopo il papà, un pochettino, dai, sa se tutto termina, non mi beccava mai, mai, manca mai. C'è poi una volta una sveglia, una peata, perché lei era sempre dall'Adriana, di a giocare, sanno, neanche la risparmia, che è sempre della mia. Ah, è ora di dinare la ciabalana, è ora di cena la ciabalana, ed è una volta da giù. E finché si è andata a torre, mi papà ne va di campo. E la legata, che era un parco, che era sul sopra, che teneva le scale. E la legata lì, e mi dico di buono. E allora, per ciappare la piada, sono arrivata da sola senza sapere da che banda. E che era Rino, e mi dico, vergognate. Ecco, a verga di buono, ecco, se no senti dopo veniva grande e se stiva più a ristelare, e come se ristelava, per preparare la spiazza, perché c'era la piazza, ma qui da cuore perché gli veniva giù dopo un periodo con il crossvoto e faceva il fegno per le coste e lo portava lì nel mepra, dico il mepra, ecco. E dopo si caricava il fil lì, e allora bisognava prepararlo fa prima. Ecco. Oggi ho quel prato, il prato che aveva una volta, e nel frattempo, dopo di snar, ne venne in una silva a fare il latte per il broz. Sì.
una volta mio papà gli ha portato via e gli ha rendito, ma non so se gli ha rendito mio, mi sorella, gli ha portato via un par di palanchi. Allora si trovò bene, ma come farà a trovarli? Vedo il metallo, vedo chi... Allora quando ne va su per metà costa, vedeva chi che va fuori a San Giovanni col Brozzi, e ne è fuori una volta, ne è fuori due, li fermava. Gli rideva, gli diceva, sa che l'ha trovati? Ecco, l'ha trovati, caro. E gli ha detto, quando ti sei giù, mi porti domani, ma non questi limati, te vai e ti fai. Perché li fai da maggio, perché venga maturi, no? Verdi, patocchi, no? Così. Una volta si segava. Dopo si veniva su e si faceva la legna. Legna, mughi o altra legna. I mughi si teneva per casa e l'altra legna la vendeva. Dava 30 lire a vendere. No, e le portava a metà brosco, uscita come poteva fuori a San Giovanni, poi ne andava a caricare l'altro, lo cammini, e mi ne via a pisargli il fuoco. Una volta non venivano, pensavo mica, non veniva, non veniva, attacca urli, urli, vaga incontro, ma dite Nicola, ma la sta chi combina quel bene, insomma, e lo incontrava fuori la casetta di San del Giovanni, che veniva, che aveva paura, Satana. A star su, perché te su da sola? Eh sì, quando fa la legna, sì. La ne deve avere da di denaro che o la cena, mia mamma, tortelli, pan di casa e pane, fabbricano e mio sogno. A settembre ti ricordi che succedeva qualcosa di particolare? E ne erano stati strametti che era qui con il saldo ver piccolo, giungendo un colgello, poi veniva su, a coe, che aveva le patate, si cavava un po' di patate, e era la planca da fuori, allora la fuori veniva segata tre volte. E i pomari se l'aveva, ma non li vedeva su, sa come adesso, e era bruttini e lo si aiutava il papà così, settembre. Puntammi ora di andare a scuola. I compiti facevo in dopo notte, perché era sempre da aiutarli. Poi era da governare le bestie e tagliare sulla pastura. Ecco, allora si aveva la macchina a mano, dopo la crompava il papà, quella a motore, come che metteva in dentro un aghe dentro le mani e si tagliava su. Andavo a scuola, era un cabralino, sa a scuola, mi piaceva i conti matematica. Allora che era, che la mi domandava, mi sento così, sì, ma stregna ti aiutare a tagliare pastura? Sì, sì. Allora la mi insegnava, gli devo lì senza che la veda la maestra, e la veniva già tagliava su una volta, diceva a mio papà, bisogna sotto la sua pastura. La ricco mia mamma l'aveva detto, che le taglia su per 2 settimane. La mi domandava, mi date un po' di soluzione del problema? Allora sì, se mi fai il disegno, perché il disegno mi saliva il tempo perso, e mi non, era buona e non feva. No, feva come poteva. La mia figlia disegna, ecco, così. Una volta mi preside a scuola e la radilla la maestra, buongiorno signor direttore. Dico, sì, scusi signor preside, lei era con le braghe alla zuava, i scarponi e tutto, era venuta a lavare i mulini. E lui l'aveva messo, ci ha messo la cattedra e la va da e gli mi faccia leggere i bambini di prima. E siccome la metteva la maestra da Ianiselli, un grande, un piccolo, un grande, sicché noi così, mi così, era Pierina così, che diventava e mi leggeva. Sono proprio bravi di leggere, quei due, faccia leggere quell'altro. Mi una volta sono mancata da scuola, aveva l'influenza, mi ha insegnato le caselline del resto, era un terzo. Sono nata lì dopo a segnare le caselline del resto, mi non ero buona di farlo, tutte sbagliate. L'ho ciopata, ma per bene, proprio te così. E me l'ha data da fare a casa, mi sono arrivata a casa, dico, ma bega perché no? Mi non ero buona, ho suo zio Masuetto, era zio Masuetto, l'ha fatta il, come l'ha fatta che mi ha insegnato, l'ho fatta. Allora sono andata lì dopo, Villa di Schilesi, che lei per chi le ha fatto bene, sì, dico, e l'ho imparata. Però anche quando veniva Don Silvio, mi faceva impazzire. La sera di Santi, che era la, aspetta, vespro per dirlo, dei morti, con leggeva le letture dei morti e sugli altari metteva delle foto con denti morti, teschi e ossa
e che sono te mio. Adesso i capelli appaiono recuperati. E dopo se ne va sul cimitero a benedire tutti i morti. Ecco, dopo vive la casa. La sera funzione uguale. Ne viene incesa, inviava la funzione e dopo ancora sul cimitero e il sacerdote benediva ancora tutti i morti. La più così, eh? Dopo i popi, i più grandei, veniva a scuola, veniva a suonare per i morti, no? Suonava un bel po' e doveva andare sul campanile perché non era mezzo di... Ecco, suonava un bel po'. Dopo aver suonato da ora, la famiglia di un bambino che preparava la cena per tutti questi quattro bambini. E veniva per le case, mi veniva da piangere, quando era giovane. Veniva per le case e diceva delle preghiere, te che devi qualcosa. E dopo di snare, dopo pranzo, prima che venga la sera da andare in chiesa, gli veniva dentro e pregava, e se ne mangiava giù, e pregava tre preghiere dei morti, forse le re, non mi ricordo quelle. Ecco, e dopo ci chiedeva qualcosa. Mi chiedeva la farina, non so gli altri, forse perché dopo li portava in questa casa dopo che faceva la cena. Ecco, dopo gli ultimi di novembre, dicembre, si raccoglieva il formentone. Il formentone, o che se l'erano nel campo secco, se il cavava anche con le mani, e se no con la seslota, era piccolino così, è il mio parlo. Ecco, e dopo si portava a casa, si batteva, così i gambi erano da una parte, il formento, ma la mela era dall'altra. Allora mio marito lo crivellava bene e dopo lo curava, lo portava anche qui e se curava fuori che venia il grano a parte. Ecco. Dopo si accrompa una macchinetta, mio marito se masnava e veniva la farina del formento. Ecco. Però per battere il formento non era buona, non lo sai. Mettevo su quella testa, misto quella uccia, e quello batteva giù nera. Da dicembre, ecco, arriva Santa Lucia. Santa Lucia si metteva fuori sto piatto, con giù la farina e un pizzico di sale per l'ase, l'asinel, ecco, trovava un quaderno, un astuccio, un pacchetto di colori, non di più, no? Era una sagra. Ecco, perché erano già in tanti, a tutti aveva messo qualcosa. Una volta da mezzi assunta era una ranza, sì che, no, la zia Peppina una volta, mi una dal, la mi ha regalato il libro, per da Vergili, e si alzava tutte le foto. L'era, per esempio, la Ginel, San Giuseppe, la Madonna del suo bambino, poi non c'era stata le altre, il mare sta a me, ma la zia Peppina, mi ricordo che era proprio piccola, perché era lassù. E se mi di giù del 46, ci risalza tutte le figure. A me mi piace. Quando ero piccolina sono andata dopo pranzo col papà nella selva. Nella selva gli dicevamo a prendere la legna per il fieno, per metterla dalle parti del fieno sul carretto piccolo. E là dentro c'erano i carbonari che facevano il suo lavoro, io non so. A un certo punto abbiamo sentito un bambino che piangeva. Allora il papà mi ha detto, no, andiamo a casa, sarà qui a sentire il bambino che piange? No. In quel mentre si è presentata una signorina, si chiamava Lucilla. Allora il papà, che parla con tutti, gli ha chiesto, vieni a aiutarmi a restaurare il fieno. Sì, vengo. Noi siamo andati fuori a casa e la signorina è venuta a aiutarci a rastrellare il fieno. Il bambino sarà stato con la sua mamma, con il suo papà, io non so. Però ha perso, restava tanto, poverino, perché era una costa. Ha perso i zoccoli, un zoccolo, non lo trovava più. E non mi crederete, ma è venuto a casa scalza. Dopo un'estate c'ero su, si vede che ero un po' più grandina, la mamma ci mandava qualche volta un secchiello di patate o stite o qualcosa, fagioli, non so cosa. Era vuoto il secchiello, l'ho lavato e pioveva sempre. Allora in casetta tutti gli uomini parlavano e io ho speruzzato, ho fatto il secchiello pieno di solette, noi chiamiamo solette per i calzetti,
Ecco, tanti, tanti. Ecco, quando sono venuta a casa, anche la sua mamma ha detto, hai lavorato. Che faceva? Ecco. Un giorno è venuta la Rosetta, non so se la conoscete, a vedere se facevano una festa dei cavalli delle sette frazioni. È venuta con delle camicie a vedere se faccio le camicie, ma io non mi sentivo proprio. Però le ho detto di sì, e me la vedrai, le fai, l'ho fatta. Poi non sapevo, erano già tagliate. Allora sono andata a Trento, dove era a scuola la mia figlia, che ha fatto che stavo imparando la salta, e le ho chiesto come potevo fare. E lei mi ha dato un indizio per il collo, perché era larghissimo, e allora le ho fatte. Era stata anche contenta, e non solo è stata contenta, dopo hanno fatto questa festa e mi hanno mandato il ringraziamento. E quella sera non ero andata via perché avevo le bestie in casa, però allora il giorno dopo la Rosetta è venuta a portarmi questo ringraziamento e sono rimasta molto contenta. Sì, io non ho parole per ringraziarla, la Rosetta.